E allora riprendiamo questa riflessione con spunti per comprendere, ecco perché sicuramente tutte queste cose che stiamo dicendo hanno un'applicazione pratica, però è sempre importante sottolineare i principi. Ecco, oh, quello che diceva ultimamente all'ultima pastorale, il pastore Giovanni ci ha incoraggiato di andare verso il sistema cellule, ma questo sistema non è un sistema se prima non abbiamo compreso i valori che stanno sotto il sistema, quindi bisogna comprendere i valori di una cosa, il significato di una cosa per poi strutturarla, organizzarla, creare un contenitore per quello che è una chiarezza. Una comprensione, quindi eh, ritorniamo, tranne una, una brevissima risposta a qualcuno che mi ha fatto una domanda sul che diventa anche più che una risposta, una precisazione. Quando poco fa dicevo che induco o, o spingo i miei collaboratori a conflitto, non intendevo dire che li faccio entrare, ma porto fuori dei conflitti che già sono presenti, quindi non, non, creo di, non cerco di creare dei conflitti, ma cerco di mettere in evidenza delle conflittualità che sono tenute in background e che comunque sicuramente interferiscono poi alla lunga, e quindi allora io cerco di farle emergere velocemente perché il pari sentimento, come scoprirete, state scoprendo, è uno dei fattori più importanti per l'azione dello spirito, per la conduzione di un gruppo ed è quindi anche il fattore più ostacolato dall'avversario, che proprio crea il pari risentimento. <ride> Chiaramente deve creare un... Allora, ritornando a quello che stavamo dicendo... Dicevo che in questa ottica strana diciamo, sembra quasi che Dio voglia evidenziare in maniera chiara, e l'abbiamo detto attraverso la legge, attraverso tutto questo processo che si svolge nella fase adolescenziale, questa scoperta negativa di se stessi. Ma per evidenziarla deve in qualche modo tirarla fuori. Per tirarla fuori ti deve dire esprimi il tuo male, però sappi che è male. Esprimi il tuo male, ma sappi che questo poi ti farà male. Scusate il giro di parole. E questo modo di fare di Dio lo possiamo cogliere in una maniera molto evidente in un brano della scrittura di Ecclesiaste, che può sembrare contraddittorio, perché prima dice Dio: muoviti, dai, esprimi il male che c'è dentro, poi dice a cura che poi, poi finirai male. Se lo, se lo porti fino in fondo. Allora, Ecclesiaste, capitolo 12, verso 1 dice così. Rallegrati pure, o oh giovane, durante la tua adolescenza. La scrittura usa questo termine, almeno una volta sicuramente. E gioisca pure il tuo cuore durante i giorni della tua giovinezza. Cammina pure nelle vie dove ti conduce il cuore, della serie Vai dove ti porta il cuore, durante no, e seguendo gli sguardi dei tuoi occhi, pericolo in vista. Ma sappi, ecco, se si fermasse qui, tutti saremmo incoraggiati a questa disinibizione, liberazione istintuale verso dove ci porta il cuore, la vista e la sono guai in vista a proposito. Ma sappi che per tutte queste cose Dio ti chiamerà in giudizio. Dice questo non mi piace, questa, come finisce questo versetto. E poi continua, leggiamo qualche altro verso così per completare. Bandisci dal tuo cuore la tristezza, allontana dalla tua carne la sofferenza, poiché... La giovinezza e l'aurora sono vanità. Può sembrare strano, ma come? Vivi, ma poi sappi che c'è un pericolo. Quindi questo ci fa capire che è importante in linea di massima cioè vivere, comprendere profondamente la potenzialità del nostro istinto, però per poi sottometterla al progetto di Dio. Io dico sempre, io mi spavento di quelle persone, di quei giovani che dicono che non hanno nessun problema. Sono un problema. <ride> Quindi siate anche voi un po' così spaventati quando i vostri giovani si presentano senza problemi, perché questo è un grosso problema. Quindi se invece esprimono le problematiche, questo è un problema di altro genere, però è... È più affrontabile più risolvibile. Quindi dicevo ancora per concludere questi versetti: dice: Bandisci al tuo cuore la tristezza e allontana dalla tua carne la sofferenza poiché la giovinezza e lavoro sono vanità, ma ricordati, e qui già c'è un elemento di riflessione forte: oltre il discorso del giudizio, ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni e giungano gli anni dei quali dirai, io non ci ho più alcun piacere. In questo verso c'è un trattato di psicanalisi concentrato, non lo possiamo tirare fuori tutto, ma vi serva semplicemente a capire che è come se Dio dicesse, io so. Che dentro di voi c'è un istinto, ci sono delle pulsioni, ci sono delle spinte, ci sono delle concupiscenze, anzi, attraverso la legge non solo ve le ho fatte conoscere, ma le ho portate ancora più fuori. Ci so, so che ci sono dei, delle, delle spinte irrazionali. Ma attenzione, tutto questo non è la vera libertà. Cioè, come a dire, nell'istinto, che è quello che tanti cercano di recuperare oggi, per cui il comportamento razionale non va, tante cose, è come se vogliono ritornare alla libertà istintuale, non c'è la soluzione. Anzi, nell'istinto, alla fine, c'è proprio questa conclusione, cioè chi vive per istinto chi vive semplicemente secondo dove lo porta il cuore, in un certo senso non solo approda a delle esperienze che possono essere più o meno distruttive, ma soprattutto approda a, a, a questo vissuto che qui è molto ben sintetizzato con questo io non ho più alcun piacere. Cioè, nella liberazione istintuale, nella verità dell'istinto, è come se più proviamo quello che l'istinto ci chiama a provare, meno piacere sentiamo, più abbiamo bisogno di cercare piacere, più rilanciamo la posta, più proviamo le esperienze più perverse, più distinte. Di ogni genere in un circolo in cui, alla fine, quando uno non prova alcun piacere, cosa desidera? La morte. Infatti, senza che qui lo, lo scrittore era esperto di psicanalisi, ha scoperto l'istinto di morte di chi vive secondo il principio del piacere. La scrittura dice. Purtroppo amanti del piacere più che di Dio e incapaci di comprendere che Dio ha un piacere che non sta nella liberazione istintuale, anche se è importante per capire poi l'alternativa di Dio, ma sta nella santità che Lui ci ha donato. Attenzione, nella santità che lui ci ha donato, non nella santità che noi ci sforziamo di appiccicarci come delle maschere, perché quelle sono maschere proprio pesanti, nella santità che lui ci ha donato c'è una vera gioia. Quindi in questo verso mi, mi piace riassumere questa comprensione che da una parte sembra quasi che dobbiamo portare gli altri a scoprire queste cose. Quindi rallegrati pure, o giovane, durante la tua adolescenza, potrebbe essere un modo con cui voi approcciate gli altri, con cui voi vi sentite approcciati da Dio e provate a rallegrarvi, cioè provate a fare delle cose per il vostro bene. Solo che il problema è questo, che noi non sappiamo come farci del bene. Per cui nel tentativo di farci del bene ci facciamo delle... Delle grandi ferite, però Dio è come se volesse che noi comprendiamo questo perché se non comprendiamo la inutilità della guida istintuale, se noi viviamo sempre con quella immagine che io spesso ritrovo in certi giovani adolescenti che mi dicono: ah, se non ci fosse Dio, come mi potrei divertire. Ma adolescenti cristiani anche, non adolescenti o giovani. Ma cosa pensate che Dio vorrebbe dire a queste persone? Divertiti, non nel senso cattivo, ma se tu pensi che senza di me puoi trovare la vera gioia, vai certamente con dolore perché io credo che i genitori in generale e Dio in particolare come Padre Supremo vorrebbe risparmiarci certi incidenti di percorso ne siete convinti però sembra quasi che noi certi incidenti li dobbiamo per forza fare per, per capire quindi in questo senso c'è la importanza di riconoscere quelle pulsioni, quelle spinte, quell'irrazionale che spesso noi chiudiamo in soffitta. Non lo voglio vedere, è troppo brutto, le mie spinte più brutte, no, è importante capirle, è importante visualizzarle, è importante rendersene conto, è importante capire che non ci portano da nessuna parte. Ma Dio dice, ma, ognuno di voi potrebbe dire, ma perché Dio ce le vuole fare scoprire se poi le dobbiamo lasciare? <ride> ma perché questo è la base di un principio di guarigione importante, dove bisogna fare diagnosi del male per guarire. Dicevo poco fa a qualcuno che la radice deve essere guarita. Io non ho trovato mai nessun mio paziente che veniva allo studio e mi diceva, dottore, mi liberi dalle salsicce. No, ma dal colesterolo sì. <ride> <ride> Capite la, la battuta? Cioè, siamo in un tipo di società dove vogliamo essere liberati dalle conseguenze del male, ma non dal male. Vogliamo la botte piena e la moglie ubriaca, come si vuol dire, Vogliamo... E questo non funziona, cioè, nel senso funziona con i sistemi anestetici che la realtà ci dà, ma anche che un certo tipo di cristianesimo ci dà, esasperatamente trionfalistico: successo, 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 no, prima ti devi accorgere di essere successo. C'è successo, 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 so, sopra il cesso. E il cesso non è una cosa staccata, ma, ma tu sei un cesso in qualche modo per capire poi che in quel cesso, in quella stalla c'è la gloria di Dio. Per capire che la gloria non sta nel cesso, ma sta in chi? è venuto in quella meravigliosa nuova identità che in Cristo ci è stata data. Allora, io credo che la percezione della potenza di Dio deve essere accompagnata da una percezione chiara della nostra fragilità. Quindi non meravigliatevi che quando crescerete, avrete da una parte la percezione più grande del miracolo di Dio, ma dall'altra parte la percezione più grande di come siete potenti, Pericolosi senza Dio, senza Dio, non so se è chiaro: cioè, cose che pensavate di non poter fare, vi accorgete che senza Dio le potreste fare anche voi. Per cui la, la gloria di non farle non è legata all'educazione solo che avete ricevuta, ma alla grazia di Dio. E questo è importante perché è una cura forte per quella bestia di cui si parlava poco fa, orgoglio no? fatti più là che sono più santo di te io sì quindi questo verso lo, lo saltiamo perché ripeto ci sarebbero tante cose da cogliere quando la parola dice cammina pure nelle vie dove ti conduce il cuore seguendo gli sguardi dei tuoi occhi ma che fai dio ci stai dicendo delle cose pericolose perché la concupiscenza è io che la è la carne il cuore che è estremamente ingannevole e cammina pure, però come dire, prendi atto, scopri queste cose. però sappi che non è questo quello per cui io ti ho progettato, è come se Dio volesse dirti: quindi prendi coscienza del male, prendi coscienza della libertà che hai, Ma poi, se scoprite, poi la direzione del Nuovo Testamento è quando scoprirai di essere libero di arrabbiarti, io ti chiedo piano piano di non farlo. Ma come finalmente, Signore, ho scoperto la libertà di mandare a quel paese? Bene, io sono contento che tu l'abbia scoperto, perché prima sembrava che tu fossi buono, pacifico, ma in realtà ce l'avevi dentro questa potenzialità. Ora la stai scoprendo, ma questa libertà imparerai a non usarla come una libertà per la carne, come alcuni quando scoprono rimangono impantanati. E il progetto di Dio è scoprire queste cose, ma non farci rimanere impantanati. Scoprire l'amarezza che abbiamo dentro, ma non lasciarci imprigionati dall'amarezza, scoprire i risentimenti, scoprire... Quindi l'importante nel vostro contatto con i giovani è portarli a scoprire queste cose. Ma poi dare la speranza, il messaggio che il processo continua, quindi che in questa fase dove sembra che certi muri debbano cadere, c'è una ristrutturazione dell'edificio, non ci si ferma lì, ma si guarda al progetto, si continua e quello che Dio vuole costruire in te, negli altri è molto meglio di quello che viene distrutto. Quindi non avere paura di andare in crisi, non avere paura di mettersi in discussione, non avere paura di dire a se stessi non ho capito niente, questa è una cosa grave. Io mi ricordo ho dovuto lottare strenuamente con Dio perché per credere volevo capire e per un tempo Dio me l'ha permesso, poi è arrivato un momento in cui... Fusione totale mentale, non riuscivo più a fare collegare i versetti, sapete ci sono quelli che riescono a considerare la Bibbia come una specie di circuito elettronico e riescono a mettere tutti i chip al punto giusto e io ero uno di questi, cercavo di a un certo punto è andato in tilt e lì Dio mi ha chiesto e chiederà anche a voi, questo è un... Passaggio dalla giovinezza, dalla infanzia spirituale, di riuscire a credere anche se non capite. Mamma mia che impresa, però è una grande benedizione quando riuscirete a dire: Non capisco, ma mi fido di Te, Signore. E dicevo, tutto questo quindi viene evidenziato, ma poiché la traduzione esatta di questo verso è Dio poi ti rend farà rendere conto di queste cose, allora, piuttosto che aspettare il giudizio di Dio che ti dice, guarda, il fondamento è buono perché te l'ho messo io, ma quello che ci hai costruito sopra fa proprio schifo. <ride> Come a dire, prima che aspettare la fine in cui... Dio debba poterti dire promosso proprio con il minimo dei minimi altro che entrare largamente nel regno di Dio, proprio scampato per un pelo piuttosto che aspettare il giudizio di Dio. Quindi, nel momento in cui entriamo nella consapevolezza di queste cose, giudicarci, lasciarci giudicare, ora noi stessi confrontarci, noi stessi permettere, dicevo poco fa, che gli esami i test della vita rivelino queste deficienze, questi errori, e costruire quindi non più paglia, fieno, ma oro, argento, quindi materiale made in heaven, costruito... Quindi come a dire, non gliene frega niente a Dio che la tua pazienza si riveli un materiale molto friabile perché lui ha pronto un pezzo di ricambio nuovo, pazienza soprannaturale. Ecco, quindi, allora i test della vita ti porteranno a questo, ma è meglio poi giudicarsi ora, meglio correggersi ora, piuttosto che poi scoprire che tutto quello che abbiamo costruito sul fondamento non è buono. Quindi, meglio averne il danno ora, nel purgatorio, dicevo poco fa, evangelico, in cui uno vede crollare certe cose, però ha la possibilità di mettersi in discussione piuttosto che farlo dopo. E quindi eh, gli altri due versi finali, attenti, bandisci dal tuo cuore la tristezza e allontana la tua carne nella sofferenza, perché la giovinezza e l'aurora sono vanità. Come a dire, sono vanità nel senso che sono delle fasi importanti dove possiamo scoprire tante cose, ma dove possiamo scoprire le soluzioni di Dio a tutte queste cose. Perché se noi vogliamo, come tante persone cercano di fare, restare eternamente bambini senza andare a Dio, e allora li vedrete cercare il superamento del... Del, del senso del pudore, allora si organizzeranno in campi di nudisti perché devono ritrovare questo senso dell'incontaminazione eh, ancestrale oppure esasperatamente legati ai cibi non contaminati, il che è buono certamente, però avere la fissazione estrema di vivere, di mangiare sempre senza conservanti, senza, cioè diventa un'ansia così tale che poi <ride> è tremendo. Quindi il cercare di recuperare la non contaminazione solamente nella natura, nel ritorno alle origini, è una trappola molto... Nella New Age questo lo capite bene perché in qualche modo è come se ti volesse dare questa incontaminazione, però mantenendo dentro di te la follia, mantenendo dentro di te il fallimento della natura adamica, ti vorrebbe dare quasi l'illusione. Ci sono persino delle macchine che simulano il, 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 eh, il sacco eh, amniotico dove ci si chiude e in qualche modo si cerca di rinascere. Sono tutti simbolismi di quello che in realtà Dio ci ha dato in una maniera miracolosa, cioè di mettere una nuova natura meravigliosa in ognuno di voi. Tutti gli altri, non potendo beneficiarne, devono in qualche modo creare dei surrogati nel tentativo di dare un valore all'incontaminato. Ma la legge sembra brutta nel momento in cui fa diagnosi, in cui ti dice c'hai un bel tumore, mamma mia, in cui ti dice la tua giustizia è come un panno sporco, però è l'unico mezzo per poter beneficiare della grazia di Dio. Quindi, in questo senso tutto l'irrazionale che si scopre nella giovinezza è un passaggio è qualche cosa di momentaneo. E infatti nel verso 3 c'è credo qualcosa che ci fa riflettere molto questa mattina, ma ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza. Cosa fondamentale, perché di solito quello che noi riscontriamo nei giovani, negli adolescenti, qual è il concetto? Lasciatemi divertire ora, quando sono giovane, quando sarò vecchio, se ci arrivo, ci penserò. E credo che invece è importante quella funzione che Dio ci sta dando nel ricordare al giovane, a tutti i giovani, ma in particolare ai giovani cristiani, che Dio sta vegliando su di loro come una pianticella, sta curandoli, sta... mi alzo, sta innaffiando, sta concimando, brutto concime, allora arriva una bella cosa di concime, sta potando, anche questa è un'azione un po' dolorosa, ma è fortemente interessato, ricordati di Dio nella tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni e giungano gli anni in cui dirai: Io non ho più alcun piacere. Prima che vengano trappole distruttive ai nostri adolescenti, prima che vengano fenomeni di pazzia, prima che vengano compagnie così distruttive che li porteranno ad azioni irreversibili, per cui certo Dio li perdona, però. Lo Stato non li perdona, magari. Ecco, credo che il lavoro in carcere sia un lavoro importantissimo. È doppiamente importante perché è minorile, perché, perché già il carcere è un luogo dove la persona sicuramente ha possibilità di riflettere, è costretta a riflettere sulla sua vita, come un po' l'ospedale, ospedale e carcere. Ecco perché Gesù dava un'indicazione forte a tale riguardo di visitare, di andare in questi ambienti, perché sono ambienti di crisi, sono ambienti dove la persona può, se vuole, rimettersi in discussione carcere minorile è ancora più importante perché, perché lì in fondo una persona può realmente ricevere l'idea di un progetto dove la gioia non è associata più a rubare più degli altri, a guadagnare senza lavorare, eccetera eccetera, ma alla santità di Dio, al progetto vero, profondo che Dio ha per ogni persona. Quindi è fondamentale essere in grado di guardare la crisi, di capire che la legge, la regola che noi usiamo per contenere gli adolescenti in realtà... Sta cercando di evidenziare il male, sta cercando di portare fuori la ribellione, sta rendendo, come dicevo prima, il peccato estremamente peccante. Vedi Romani 7, 12. Così la legge è santa, il comandamento è santo, giusto. Ciò che è buono diventò dunque per me morte. No, di certo. È invece il peccato che mi è diventato morte perché si rivelasse come peccato causandomi la morte mediante ciò che è buono affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante. Quindi comprendete che c'è un momento in cui, nel momento in cui usate la regola, nel momento in cui usate il modello, nel momento in cui cercate di riportare gli altri e voi stessi, da adolescenti dico, perché tante volte c'è l'adolescente ancora in noi, voi non siete più adolescenti, però nel momento in cui cercate di curarvi con la legge, in realtà ottenete un risultato diverso che è quello di mettere più a nudo la piaga, cioè di mettere più a nudo quella ribellione di mettere più a nudo quella rabbia che magari la persona ha frenato perché dice con Dio non me la posso prendere perché lui è più forte, quindi mi sottometto perché ho paura, ma se fossi libero lo, lo manderei a quel paese. Quindi quella ribellione, quella rabbia profonda che la legge mette in evidenza è importante che voi la cogliate e cogliendo questo processo nella vita dell'adolescente dovremmo essere in grado, come dicevo poco fa, a cooperare con l'ultima funzione della legge, che è quella che dicevo che funge da pedagogo, da precettore, cioè ci accompagna a Cristo. Allora io credo che chi ha a che fare con adolescente in particolare deve riuscire a capire quando c'è questo passaggio, questo momento. E in cui il sottolineare ancora l'aspetto regola, l'aspetto non funziona più, anzi funziona al contrario, in qualche modo porta fuori il senso di ribellione, di fallimento, quello è il momento in cui lo Spirito Santo è pronto a accompagnare l'adolescente in una esperienza. Chiara, di conversione, cioè, come a dire, nel momento in cui la legge mette in evidenza questa ribellione, questo egoismo, questo desiderio di mandare Dio a quel paese, questa distanza, questo fallimento interiore o peccato, se lo volete chiamare con la parola della scrittura, quello è il momento adatto per evangelizzare, per parlare della grazia. Quindi, per in qualche modo... Nel momento in cui la persona prende coscienza e dice ma faccio troppo schifo, ma sono troppo negativo, ma odio tutti, ma sono, eh, mi sento in colpa, ma veramente ho scoperto qualcosa di tremendo e magari si aspetta che voi gli dite allora non sei più buono per frequentare il gruppo, quello è invece il momento idoneo per potere fare comprendere agli altri la potenza della grazia, cioè la potenza di quello che Gesù ha fatto proprio perché nessuno di noi poteva, forte della sua educazione, della sua cultura, della sua intelligenza, essere buono, essere bravo. Non so se mi riesco a spiegare su questo concetto. Quindi, in qualche modo, sembra strano, due versetti in due salmi, non mi ricordo però quali sono i salmi, uno dice che Dio non ama, anzi ha in odio. I cavalli, non è che Dio odia l'equitazione, capite? Cavalli, forza di un motore, è la forza delle gambe dell'uomo, ancora, ma questa sottolineatura. Ma come? Dice, io ho fatto così tanto per diventare uomo e diventare forte e Dio odia la forza delle mie gambe. Perché nella forza dell'umanesimo non c'è la forza di Dio. Se qualcuno potrebbe essere indotto a confondersi, è importante specificare che dietro un comportamento umanistico, dove all'esterno apparentemente c'è dolcezza, c'è sorriso, c'è amore, internamente c'è gastrite, colite, ci sono soffitte piene di rabbia di risentimento cioè se noi potessimo essere buoni senza l'opera di Cristo Gesù sarebbe venuto in vano lo capite questo? è una realtà forte che fa una differenza incredibile non si può essere veramente buoni senza attingere alle risorse di Dio questa è una realtà molto brutta per l'orgoglio di Sentirsi uomini, ma è la verità. E allora ripeto: nel momento in cui voi vi relazionate ad adolescenti dovete comprendere quest'ultima funzione. E da ora in poi parleremo un po' meglio su questa funzione del pedagogo, del precettore, cioè di chi in qualche modo deve riuscire pur usando la legge, e quindi chiaramente nei vostri gruppi non potete dire fate quello che volete, perché, ma, ma nello stesso tempo riuscire a capire che la regola, la direzione che voi date e che favorisce la coesione, favorisce l'aggregazione, favorisce questo, non può rimanere fine a se stessa ma deve portare... A un processo più profondo dove ognuno impari non soltanto ad essere inizialmente inquadrato dalla legge, poi messo in crisi dalla legge, poi avere la tentazione di diventare fuori legge, ma poi accompagnato allo Spirito di Cristo che è capace poi di farci adempiere la legge non come uno sforzo umano. Così infatti concludeva Paolo al capitolo 3 dei Galati 3:24, la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo affinché noi fossimo giustificati per fede. Quindi è chiaro questo concetto, poi le applicazioni pratiche le possiamo vedere, però... È una funzione delicata, sapete, ma questo non soltanto dei monitori di scuola domenicale, animatori di campeggio, ma anche dei pastori. Perché capite bene? Perché nel momento in cui sembra che la grazia non funziona, il pastore può essere indotto a riprendere nuovamente la legge. Basta! Mi sono stancato che voi arriviate a una soluzione reale. Qua tutti sull'attenti e guai a chi si muove. Sì, il risultato è istantaneo, perlomeno per chi è ancora un attimo. Ma è un risultato reale in cui chi si mette sull'attenti veramente comprende che quello è il bene, lo sceglie autonomamente? No. Allora Capirete che nel discepolare i giovani, i credenti sono pure un po' bambini e devono crescere, c'è una direttività ma c'è un lavoro volto a portare alla comprensione di quello che sono i valori, i significati. Questo Dio lo usa in tutta la sua parola. Un esempio a caso, Giona. Dio non gli interessa semplicemente farlo obbedire, qua stiamo parlando di un esempio del Vecchio Testamento ma gli interessa fargli capire cos'è la misericordia. E quindi non soltanto agisce fino in maniera tale che lui obbedisce all'ordine, ma Dio preme spiegargli perché era importante questo progetto al quale lui sembrava proprio non concordare assolutamente e quindi poi tutta la storia dell'albero che cresce, lo va in crisi, si lamenta eccetera eccetera. Quindi cosa significa questo? Che voi sicuramente per essere nello spirito di Dio dovrete usare la direttività ma cercare poi di portare nei limiti del possibile le persone a comprendere qual è il bene. Perché lo scelgano poi in maniera autonoma, non perché si sentono costretti dal pastore, dal monitore, dal direttore eh, dall'animatore di cellula, dall'animatore del campeggio, allora dice ah, qua sono, farò così. Ma ora finalmente quando finisce questo campeggio mi darò la pazza gioia, <ride> Cioè qui mi devo controllare, no? Cioè se un campeggio non riesce a entrare, oltre che dare delle giuste direttive, in quello che è più il vissuto intimo della persona e fargli capire che forse quello che lui considera pazza gioia è follia pura ed è pericoloso, allora non riesce a entrare nell'adolescente. Ecco perché è importante affrontare temi più spinosi come quello della sessualità e di altre cose che solitamente purtroppo non si affrontano tante volte nella Chiesa. Accompagnare un adolescente a Cristo, vado verso la conclusione, è l'obiettivo più grande da raggiungere. Siete d'accordo? Perché, come dicevo all'inizio di questa piccola riflessione, se la conversione avviene nell'adolescenza, eviteremo la costruzione nel giovane di tutti quegli pseudo-equilibri che normalmente si costruiscono quando uno ancora non ha una vera soluzione ai problemi e quindi deve appiccicare, appiccica oggi, appiccica domani, poi ci ritroviamo a 30 anni magari, anche 35, 40, in cui quando ci convertiamo, sì facciamo un'esperienza reale, vera, ma abbiamo tante sovrastrutture, tanti strati di falsi equilibri che poi Dio a strato a strato <ride> deve farli bruciare ed è un processo... Lungo e doloroso. Ecco perché dico: se possiamo guidare gli adolescenti subito al Signore, se li possiamo guidare, questo aiuterà loro a non costruirsi dei falsi equilibri, ma li aiuterà a comprendere meglio. Attenzione, questo di non costruirsi i falsi equilibri significa anche che dobbiamo essere coscienti del peso reale che possono portare. Dobbiamo essere coscienti del fatto che non possono vivere solo di spiritualità, ma ci sono esigenze fisiche, partite di calcetto e compagni, esigenze mentali, culturali, di vario genere. Quindi non significa pensare che possano vivere totalmente, istantaneamente solo di Dio, ma significa sopperire e poi capire che nei loro bisogni mentali, fisici, possono essere aiutati in circoli sani, in circoli che la Chiesa stessa produce e dispone in maniera tale che lo sviluppo sia senza sovrastrutture strane che poi si debbano smontare. È un'opportunità miracolosa e meravigliosa quella di poter lavorare con giovani, adolescenti, perché questo realmente accelera il processo e come dicevo siamo in un momento in cui l'esercito che si leverà sarà un esercito di giovani. Quindi siamo pronti a capirlo e di giovani anche inteso di persone anziane che però ritrovano questo spirito buono giovanile, quindi della coscienza, della potenza di Dio nella propria fragilità, non nella propria maschera religiosa, nella propria posizione, ruolo. Ma nella coscienza della potenza dello Spirito Santo e credo che ci meraviglieranno questi eserciti di giovani. Ci sono profezie di vario genere, credo che alcune le avete ascoltate anche voi di questo esercito, anzi qualcuno scende ancora, pure di bambini, parlato. Ma io credo che giovani, adolescenti, ultimamente abbiamo avuto una, una, una forte profezia. È venuto un fratello insieme al pastore Corrado Salmé. Fratello della eh, Ohio era, non mi ricordo, Louisiana, Louisiana. e pro vedeva proprio come un, un, un grande esercito anche la nostra comunità di giovani dai 21 ai, ai 35. Eh, via, abbiamo ampliato il concetto. No, sono giovane pure io, no, perché l'ho superato. Ma come a dire, questo è il movimento dello Spirito Santo e dobbiamo veramente concentrarci. Perché lì Dio sta facendo qualcosa di grande. Stando attenti, concludevo qui a non richiedere comunque una santità maggiore a questi giovani che si convertono adolescenti della loro misura di fede. Quindi non mettere pesi più grandi di quelli che possono portare. Perché leggo l'ultimo versetto e concludiamo. Sì, siamo in tempo, no? Lo possiamo leggere un versetto un poco strano perché tutto il Vecchio Testamento è una specie di codice non voglio dire penale, di codice civile anche penale apparentemente, proprio volto alla formazione della coscienza del popolo Israele alla coscienza del bambino, limiti tra bene e male. Ma già nel Vecchio Testamento ci sono delle indicazioni chiare di come la regola in qualche modo ha una funzione relativa, ha una funzione passeggera. Anche quando è detto non ci sarà più bisogno che qualcuno insegni al suo fratello, questo non è che al nulla gli insegnanti o i monitori, ma significa che Dio vuole portare a una Conoscenza per esperienza individuale, quindi gli adolescenti non vi devono seguire solamente perché voi siete i capi, i monitori, ma devono arrivare a una coscienza personale di quello che cercate di trasmettere. Ed è ovvio che ci arriveranno se ci siete arrivati voi. Questo mi pare perché dico trattare e affrontare l'adolescente che è in noi, per poi trattare e affrontare l'adolescente che ci abbiamo accanto. Quest'ultimo verso, Isaia 28 capitolo 28 verso 12 egli aveva detto loro ecco il riposo lasciare riposare lo stanco questo è il refrigerio ma quelli non l'hanno voluto ascoltare questo sembra un classico sempre Dio dice una cosa e... Andiamo da un'altra parte. La parola del Signore è stata per loro precetto dopo precetto. No, Pasquale, precetto dopo precetto è ripetuto due volte. Regola dopo regola, regola dopo regola, un poco qui, un poco là affinché. Essi andassero a cadere a rovescio, fossero fiaccati, colti al laccio e presi. Che significa? Cerchiamo di comprendere. Che la legge ha un valore, ma non la puoi esasperare, perché qui quello che è sottolineato, se ci state attenti, non è tanto regola, legge, ma come a dire, la regola della regola non funziona. Facciamo la postilla della regola del precetto. Del... <ride> cioè, come a dire, cerchiamo ancora più precisamente. Di la regola è un valore, è importante, è un contenitore, è una direzione, ma non è la soluzione e allora in questo senso la tentazione quando una regola non funziona qual è quella di farne due <ride> se non funzionano due tre se non funzionano tre si dividono le tre in sottoregole e... e alla fine sapete cosa succede che potremmo arrivare All'esasperazione di cercare una regola per ognuno. Sempre quindi a fare. per iscritto. Ma c'è un lavoro più profondo che Dio sta facendo, seppure ci ha dato delle linee direttive, dei contenitori, ed è giusto che sia così, ci ha dato un governo nella Chiesa e sa che è importante e che deve essere espresso nella correzione in tutto questo. Delle direttive proprio perché noi non abbiamo la capacità totale di dipendere da Lui, quindi è ovvio che dobbiamo fruire di tutti questi aiuti esterni. Ma l'azione principale di Dio è quella di portarci a scoprire la legge scritta nei nostri cuori. E questo è quello che credo sia il compito più bello. Che un precettore può svolgere dopo avere portato un adolescente al signore quello di sì, continuare a usare ancora i luoghi comuni aggregazione, puntualità, ordine, attenzione, però non pensare che quelli siano i risultati, quelli sono degli strumenti, quelli sono dei mezzi mentre lavoriamo a fare scoprire le persone, le leggi, quindi le inclinazioni, le spinte di amore, di libertà, di pace che Dio ha messo nei nostri cuori. Quindi un'azione, lo vedremo meglio nella prossima fase in cui aiutiamo le persone a scoprire i pezzi che non vanno, ma soprattutto li aiutiamo a scoprire quel patrimonio, quella eredità meravigliosa che Dio ha messo in loro. Quindi troveremo dei momenti drammatici in alcuni che ci diranno, guarda, non lo faccio più, non ce la faccio più, non ho più pazienza, non è possibile, il mio esame è troppo difficile. Allora lì dovremo capire, e questo ci vuole un discernimento, se può essere che la persona si sta cercando di confrontare con un esame che è superiore alle sue reali misure. Quindi, attenzione, in certi momenti, paradossalmente, dovremmo dire abbassa il tiro, cioè tu vuoi essere più santo di quello che ancora la tua fede ti permette. E quindi, non fraintendete quello che sto dicendo, sii un po' più stupido, sii un po' più... sii meno... Come mi piace spesso dire, se porti 200 kg nel nome di Dio, ti viene l'ernia nel nome di Dio. <ride> e poi te la prendi pure con Dio perché pensi che Dio ti, ti voleva fare portare quel peso. No, c'è una misura che puoi portare, quella la devi portare. E la puoi portare, ma se la vuoi portare di più, non te la prendere poi con, con Dio perché non era Dio. Allora alleggerire quelli che si caricano troppo caricare quelli che si... Che no, che no, eh, ecco perché dico che non c'è un metro, ci sono quelli che, che pensano di non avere la fede per niente, no, tu hai già fede per poter vincere questa cosa, per poter perdonare, tu quindi usa, ecco, quindi capite che tutto poi si gestisce in un counseling che voi stessi potete fare con un equilibrio che però dovete avere un po' realizzato in voi stessi. Ok, ci fermiamo qui.